I soldi degli SMS per i terremotati, anziché donarli ai terremotati, vengono dati a un consorzio finanziario internazionale che si chiama Etimos e che si occupa di microcredito, il quale concede prestiti a tassi agevolati ai terremotati. Quindi siamo ancora a questo strozzinaggio legalizzato. Cioè i denari non è che vanno alle famiglie direttamente o agli enti per ricostruire. No, vengono dati a queste finanziarie, che sono strozzini legalizzati dallo Stato. Quindi anche qua abbiamo il solito giochino all'italiana. Ed è per questo che nessuno più deve donare. Ma non perché qualcuno non vuole dare o non vuole aiutare. L'intenzione dell'italiano medio è proprio quella di aiutare. Ma se poi i miei soldi, invece di andare ad una famiglia, vanno a strozzini legalizzati che organizzano, che fanno, che brigano i microcrediti a tassi agevolati. E quindi siamo sempre messi così in Italia. Poi si spendono soldi per stronzate, parate o costruzioni che rimangono morte e più questo terremoto causato da continue trivellazioni. Qualcuno dice che tanto è inutile trivellare perché non c'è più niente no nel sottosuolo, si sono magnati tutto, quindi cosa vanno a fare ancora? Io continuerò a dirlo. Sensibilizziamo l'opinione pubblica, visto che io abito da queste parti e non finire sotto le macerie di casa mia. Quindi dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche le TV. E questi esperti della CIPA devono dire realmente cosa sta accadendo in Emilia-Romagna, ma non solo, in tutta Italia, perché queste scosse non finiranno. Sono causate dall'avidità dell'uomo e dobbiamo indagare. È nostro dovere farlo, da cittadini, per la nostra sicurezza, la sicurezza nostra, dei nostri cari, dei nostri figli. Perché non vorrei andare a letto e svegliarmi morto, che già svegliarmi è impossibile se sono morto, quindi trivelle che scavano, vanno in fondo, succhiano, svuotano il terreno sottostante, si crea un buco. Quindi stiamo camminando sul niente. Questi sono terremoti causati da queste trivelle, causati dall'avidità dell'uomo. E questa avidità deve finire, perché ci sono vite umane in ballo. E la gente non ha intenzione di morire. Voi non ci crederete, ma la gente non ha intenzione di morire. Soprattutto quando la causa è umana. È dell'avidità umana.